Perché l'esperimento della piuma e martello non è un fake, ma all'opposto è una prova solidissima che quell'esperimento è stato davvero eseguito in perfetta gravità lunare, per cui solo sulla Luna? Analizziamolo con gli occhi della mente, considerando che questa è la specialità di questo canale. Iniziamo col calcolare quanto tempo sulla Luna un oggetto, la cui massa è indifferente visto che non c'è atmosfera sulla Luna, potrebbe cadere da circa 125 cm, come vediamo nel filmato di Apollo 15. Abbiamo calcolato l'altezza della caduta in funzione dell'altezza della astronauta con scarponi e casco. La formula è questa: radice quadrata di 2h fratto g, con h l'altezza, g la gravità lunare, pari a 1,62 metri al secondo quadrato, per cui avremo radice quadrata di 2 per 125 fratto 1,62 e abbiamo 1,24 secondi. Ora calcoliamo la stessa caduta però in gravità terrestre, ossia a 9,81 metri al secondo quadrato, radice di 2 per 1,25 fratto 9,81 che fa 0,50 secondi. Come vediamo sulla Terra un grave da quella distanza, ossia 125 cm dal suolo, cade a meno di metà del tempo rispetto alla Luna. Ovviamente quando l'attrito atmosferico sulla Terra è trascurabile, come avviene per oggetti pesanti come un martello, mentre una piuma che è leggera svolazzerebbe di qua e di là prima di posarsi. Adesso attenzione, se la caduta lunare fosse stata una ripresa da pellicola cinematografica, il cui standard è 24 frame per secondo, unico mezzo ai tempi degli sbarchi per fare un falso che contenga scene normali con all'interno uno slow motion, noi dovremmo contare questi fotogrammi. Un secondo sta a 24 fotogrammi, come 1,24 secondi sta x, per cui x uguale a 30 fotogrammi, ossia l'intera caduta sarebbe stata catturata in 30 fotogrammi. Se invece il video fosse stato girato originariamente da una telecamera televisiva, sapendo che in America lo standard televisivo era ed è tuttora 30 frame per secondo, dovremmo poter contare questi fotogrammi. Un secondo sta a 30 fotogrammi, come 1,24 secondi sta a x. X è uguale a 37 fotogrammi. Ricordiamo che la telecamera del rover girava 30 frame per secondo, anzi a dire la verità 29,97 per la precisione, che è lo standard televisivo americano, proprio per poter trasmettere le immagini catturate dalla telecamera del rover sulla Luna in diretta televisiva. Adesso contiamo i fotogrammi. Effettivamente sono 37. Come vediamo, il filmato è stato girato con una telecamera e non con una cinepresa. Questo toglie di mezzo qualunque ipotesi che si sia fatto uno slow motion, perché se fossimo in gravità terrestre, come sospettano i complottisti, e avessimo rallentato la ripresa televisiva, cosa possibile perché già a quei tempi lo si faceva ad esempio per le trasmissioni sportive, e mi riferisco alla famosissima moviola, avremmo contato meno della metà dei fotogrammi, visto che in 0,5 secondi di caduta terrestre una telecamera 30 frame per secondo poteva impressionare al massimo 15 fotogrammi, e poco importa poi la velocità con cui venivano visualizzati con lo slow motion o con la moviola questi fotogrammi, perché lenti o veloci 15 fotogrammi rimangono sempre 15 fotogrammi. Facciamo la riprova e confermiamo quello che ho detto. Questo è un esperimento che l'autore di American Moon ha fatto vedere discutendo di finti sbarchi, illudendosi che si potesse realizzare sulla Terra l'esperimento lunare con gli stessi risultati della NASA, e qui vediamo un buffo personaggio che cerca di mimare l'esperimento della piuma e martello sulla Terra. A parte che questa non può essere certo considerata una piuma, visto che una volta a terra dondola come solo un pezzo rigido e pesante potrebbe fare. Ma a parte questa assurdità, vediamo se la loro realizzazione in slow motion riproduce davvero il filmato della NASA. Contiamo i fotogrammi dello slow motion. E guarda caso sono 15. Assolutamente prevedibile. Questo video tratto da YouTube è relativamente recente, per cui è stato fatto sicuramente da una telecamera digitale, non certo da una cinepresa con pellicola cinematografica. E lo standard delle telecamere digitali è oggi a 30 frame per secondo, perché è lo standard delle telecamere degli smartphone. Visto che il tempo di caduta terrestre dei due oggetti pesanti, il martello e la finta piuma, è 0,5 secondi, se in un secondo ci sono 30 fotogrammi, in mezzo secondo ce ne saranno esattamente 15 e tutto torna. La finzione è stata scoperta, ossia con la slow motion con 15 fotogrammi corrisponde ad una caduta di 0,5 secondi e non di 1,25 secondi, ripresa da una telecamera digitale a 30 frame per secondo.
C'è un'altra prova che conferma la genuinità del filmato. Noi vediamo che il filmato è in piano sequenza tra il prima dello esperimento, il durante e il dopo l'esperimento. Questo sarebbe impossibile se il regista avesse dovuto inserire spezzoni di pellicola ad un frame rate diverso per rallentare la caduta, perché si sarebbe visto lo stacco dovendo passare da una ripresa fatta da una cinepresa con maggior frame rate per l'esperimento ad un'altra cinepresa per riprendere il seguito a velocità normale. Qui vediamo nel film Magnificent Desolation, girato nel 2004 e che ricordo è un documentario che ha raccontato lo sbarco di Apollo 11 e ha cercato di riprodurre in uno studio cinematografico le caratteristiche dei filmati della NASA, noi vediamo che per mimare quell'esperimento il regista ha dovuto comporre ben 4 inquadrature diverse. Qui le stiamo vedendo. L'inserimento dello slow motion ha richiesto uno stacco dalla ripresa precedente e la stessa caduta di piume e martello è stata divisa in due perché piume e martello non cadono insieme sulla terra, a meno che non si usi la ridicola piuma di piombo dei complottisti. Per essere credibili hanno usato una vera piuma e hanno collegato con uno stacco due cadute differenti, la prima dove i due soggetti partivano insieme e l'altra dove, senza farlo vedere, sarebbe partita prima la piuma, facendola poi cadere in contemporanea al martello. Altre diavolerie immaginate dai complottisti non le prendo nemmeno in considerazione, come il fatto che piume e martello potessero essere legati ad un filo con un contrappeso ed una carrucola che li avrebbe frenati, al limite, cosa fattibile per un martello, ma non certo per una piuma che non potrebbe mai trascinare un filo che anche senza alcun contrappeso, visto la sua lunghezza, peserebbe ben più di lei, per cui con quello stratagemma, invece di scendere, la piuma salirebbe. Purtroppo l'esperimento della NASA, così come lo vediamo, non si può riprodurre nemmeno oggi con tutta la tecnologia che abbiamo, a meno che non si ritorni sulla Luna.